trappole a feromoni, confusione sessuale, strumenti tecnologici per il monitoraggio del vigneto e utilizzo di modelli previsionali. Queste le frecce più appuntite a disposizione degli agricoltori per contrastare in maniera efficace e sostenibile la tignoletta, lepidottero che crea gravi danni ai raccolti nutrendosi degli acini dell'uva. La pericolosità della tignoletta è legata a vari fattori, ma soprattutto il suo comportamento. L'abitudine delle larve di perforare gli acini o in invaiatura o quasi prossimi alla maturazione aprono percorsi di ingresso per tutta una serie di altre patogene, malattie, prima fra tutte la botrytis, per cui quelle condizioni di grappoli compatti, potenziale forte ristagno di umidità sono fattori particolari di rischio che rendono in queste condizioni l'attacco della tignoletta è particolarmente pericoloso. La lotta alla lobesia botrana è stata al centro di una giornata dimostrativa organizzata per informare gli imprenditori agricoli sulle pratiche agronomiche e le soluzioni tecniche più efficaci a proteggere le viti dall'insetto, riducendo l'impiego di agrofarmaci. Su invito di Orta, spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, viticoltori, consulenti, tecnici pubblici e privati si sono ritrovati all'azienda agricola dimostrativa Res Uve di Castell'Arquato in provincia di Piacenza per vedere da vicino gli strumenti più innovativi utilizzabili nella lotta alla tignoletta, sviluppati dalla ricerca e dalle aziende del settore. Uno strumento efficace per monitorare la presenza degli insetti e catturare gli esemplari maschi sono le trappole Trap Test di Isagro, da utilizzare in abbinamento ai diffusori di feromoni, come Isonet, un dispositivo a doppio capillare in materiale plastico fornito da Bioguard, oppure Rack 2 Max di Basf, dotato di un sistema di rilascio a membrane e di due camere separate per l'introduzione di sostanze diverse. La presenza della lobesia botrana tra i filari si può verificare anche con fotocamere che scattano immagini ad alta risoluzione, grazie alle quali è possibile contare gli esemplari in volo. Ad esempio, il sistema proposto da PESL Instruments può monitorare superfici estese e grazie a un'app per smartphone può essere utilizzato anche a distanza. In produzione integrata, ormai da tanti anni stiamo utilizzando i modelli previsionali proprio per affinare come informazione aggiuntiva per andare poi a disporre di informazioni per la stesura dei bollettini tecnici a livello provinciale e quindi dare delle indicazioni agli imprenditori agricoli su come posizionare oppure se vale la pena fare o meno interventi fitosanitari. Ma per fare in modo che tutti questi dispositivi funzionino con la massima efficacia, è necessario utilizzarli incrociando anche dati sulle colture, previsioni meteo e analisi del suolo, indispensabili a costruire modelli previsionali in grado di aiutare gli imprenditori agricoli a decidere in maniera tempestiva le azioni da eseguire e quando compierle. L'utilizzo dei sistemi di supporto alle decisioni consente di mantenere la coltura, la gestione del vigneto ad un livello sostenibile, perché permette di poter applicare gli interventi di difesa quando e solo esclusivamente sono necessari. Inoltre consente di monitorare la coltura, di aiutare il viticoltore a prendere le decisioni più informate possibili, in modo tale che queste decisioni possano a loro volta incidere sul sistema vigneto e fare sì che esso sia sempre più sostenibile, sempre più economicamente, operativamente sostenibile per il viticoltore, ma si possono utilizzare anche e soprattutto per rendere la gestione del vigneto più semplice, più facilitata e quindi per ottimizzare l'uso e il lavoro del viticoltore. Orta ha messo a punto un modello specifico per la vite chiamato vite.net che, analizzando una grande quantità di dati, fornisce in tempo reale allarmi e informazioni per gestire al meglio il vigneto.